Nono punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Pesca al sindaco su manutenzione strade e regolamento strade comunali. Prego, consigliere. Sempre nell'ambito di una collaborazione da parte di questo dia del movimento che rappresento, io credo che il comune debba fare qualcosa di importante quando andiamo dentro della strada. Ogni volta noi assistiamo a degli interventi sulle strade pubbliche, sui marciapiedi, da parte di enti diversi dal comune, i quali praticamente dopo aver fatto e aver passato una rete idrica o altre reti o rete elettrica o qualsiasi altro intervento, dopo aver fatto questo, a parte che intervengo in maniera anche non sempre proporzionata a quello che intervengo, non sempre indicando il periodo in cui bisognava fare, intervengo e praticamente che cosa fanno poi? Dopodiché mettono la cosetta toppa, si chiamano le buche e su queste buche praticamente che succede? Succede che ci sono, a parte che c'è un discorso della salvaguardia dei cittadini, noi sappiamo perfettamente quante cause il Comune di Agropoli ha subito per gli incidenti relativi a Zia Trabocchetto che ha da queste strutture. Allora io credo che ho chiesto è questo: bisogna fare un regolamento che debba tenere conto prima di tutto di una cosa. Il comune stesso deve indicare il periodo in cui bisogna che si possano fare degli interventi all'interno di alcune strade. Quindi indicare il periodo, perché questo è fondamentale per un motivo molto semplice, perché più enti possono intervenire su quella strada in un unico contesto temporale. Cioè quindi indicando il mese di marzo o di aprile, e soltanto in quei mesi possono fare gli interventi. Dopodiché, solamente in casi straordinari e urgenti, si può fare un intervento di altri enti. Terza cosa, ci vuole una struttura a livello comunale che sovrintenda ai lavori, cioè nel senso che dopo aver effettuato quei lavori in un tempo necessario e che il comune stesso deve autorizzare, debba verificare che non vengono fatte soltanto quella parte in cui si è scavato, bisogna fare dopo, ma bisogna rifare l'intera rete, quantomeno nella larghezza della strada, perché così si evita che le due piogge si creano i cosiddetti accumuli, i cosiddetti avvallamenti sulla strada stessa. Questo che cosa comporterà? Comporterà un grande vantaggio per il comune, anche a livello economico, e sicuramente non assisteremo a quelle cose che molto spesso si hanno, per esempio per il risorgimento adesso ci sono degli interventi, dall'altra parte sono degli interventi. Noi dobbiamo avere la certezza e la capacità di controllare tutti gli interventi che vengono fatti sulle strade e marciapiedi e non verificare che qualsiasi ente, qualsiasi struttura privata vada a intervenire sulla strada. Questo quindi ci vuole un settore anche a livello comunale che controlla specificamente il lavoro prima di farlo, successivamente qua fatto, e dopodiché, dopo aver fatto quel lavoro, che la strada venga ripristinata nel modo giusto o in marciapiede nel modo giusto. E questo può essere fatto anche in un altro modo, anche naturalmente ad eventuali cauzioni che bisogna imporre agli enti privati che intervengono la strada. Questo può essere fatto con un regolamento. Io sono pronto in una commissione a poter fare un regolamento di questo. Grazie. Allora, assolutamente d'accordo con il consigliere Pesca su alcune delle considerazioni che ha fatto relativamente alla questione di fare un regolamento. Accolgo volentieri questa idea, facciamolo subito. Però mi consente di fare alcune osservazioni rispetto a delle cose che ha detto. Innanzitutto non c'è il regolamento, ma c'è una determina dell'ufficio lavori pubblici o manutenzione, che non ricordo, credo sia la stessa cosa, che autorizza questo tipo di interventi stabilendosi una cauzione, stabilendosi degli obblighi di ripristino della strada, quindi questo è stato già fatto e già c'è, è già in funzione. Però è bene che sia proprio il Consiglio Comunale a dettare queste direttive, magari cambiandole, ampliandole, modificando, ma quello che ha fatto l'ufficio, diciamo, è credo che già sufficiente. L'ufficio di manutenzione peraltro ha una persona che ha proprio l'obbligo di controllare e effettuare tutti gli interventi stradali. Per esempio ieri due interventi sono stati fatti, uno dal privato e un'altra credo dall'Enel, sono stati montati dei diritti urbani perché non avevano seguito la procedura corretta. Quindi siamo attenti, perché lei sfrutta una porta aperta. Io quando vedo una strada magari appena fatta o anche una strada non fatta viene tagliata per fare un intervento, anche per me ritengo sia un danno. Però sono degli interventi purtroppo straordinari, lei non deve credere se ne dico che il 90% degli interventi fatti sono tutti quanti purtroppo straordinari. Esempio, oggi in via Fonti ce l'ho passato davanti,
c'era un intervento e hanno fatto un intervento urgente perché a causa del maltempo la linea telefonica era interrotta in tutta la comunità. Quindi lì è stato un intervento non potevi più andare. Gli interventi dell'ASIS, proprio di quello che diciamo prima, stiamo parlando, l'ASIS fa, come ho detto prima, più di 100 interventi al mese. Puoi tu rimandare un intervento dell'ASIS? Purtroppo no, non lo puoi potenziare in 2 mesi o in 3 mesi durante l'anno. Quelli bisogna farlo appena succede, cioè sta la perdita. Stesso ragionamento che si può fare per l'ENEL, quindi sono tutti enti privati che in qualche modo insistono. Abbiamo cercato sempre di fare un coordinamento con queste strutture, anche lì, e perché necessita un controllo continuo dell'ufficio notifiche, come al solito fanno i lavori bene, quindi l'immesso non viene fatto correttamente, nel senso che non viene rimessa la terra che viene presa dentro, ma viene messo un misto, viene messo lo stabilizzante e quindi poi la toppa viene preparata bene, e altre ditte che lo fanno in maniera invece più approssimativa e vedendo quindi un'imperfezione del ripristino della debita per quello che legge correttamente. L'ufficio notifiche di sempre, sempre controlla queste cose. Quindi è un problema, diciamo, di non facile soluzione, nel senso che immaginiamo che noi oggi o domani mi pare dell'asfaltato via Montessori, ok? E quindi un pezzo di asfalto completamente nuovo appena posato in opera. Succede dopo domani che c'è una perdita in via Montessori, andiamo a rompere un asfalto appena fatto. Questa, diciamo, è un po' una situazione di criticità che purtroppo subiamo ed è difficile soluzione. Però, quindi, premesso quindi che l'ufficio manutenzione con grande attenzione segue tutti questi lavori, è corretto e giusto che l'indicazione non rimanga sulla base del termine fatto dall'ufficio, ma che si venga in qualche modo da un regolamento consigliare che può implementare, organizzare, immaginare in maniera diversa, e l'ufficio naturalmente sarà disponibile a seguito. Quindi colgo positivamente la sua richiesta, consigliere, premesso che fino ad ora non abbiamo fatto niente, però è giusto e corretto che sia il consiglio che dia questo indirizzo, quindi da subito organizziamoci in commissione per avviare la preparazione di questo regolamento. Va bene, grazie. Decimo punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Bottiglio all'assessore della sanità e all'ambiente sul protocollo operativo emergenza Pioli e Acropoli. Guarda, io prima dell'interrogazione faccio una premessa, accolgo con felicità il gruppo misto che si è andato a creare, spero in una collaborazione, spero, io mi auguro cose belle, perché quando si crea un gruppo vuol dire che crescita per la città, sono idee nuove. E quindi lo saluto con cordialità. Poi una riflessione al sindaco prima di fare la domanda. Sindaco, lei non è molto fortunato, lei è un po' come l'ospedale di Agropoli, non ha il carente di personale, gli assessori non ci sono, è la seconda volta che io porto interrogazione per un assessore, l'assessore importante, parliamo di sanità e ambiente, manca l'assessore, già 2 o 3 volte non c'è. Poi lui è anche bravo, dovrebbe fare il prete perché ha una buona parola per tutti, quella manca perché quella, e non si fa così, qua non veniamo né a prendere aria e né a perdere tempo, perché è normale, chi sta qua, dice io, alzo la mano, voto e me ne vado, ed è felice e magari ottiene 2, 3, 4 posti in famiglia, io vengo per fare il consigliere di questa città. Quindi, no, è così, è come c'è gente silenziosa, anzi si litiga pure, perché dice tu hai avuto 3 posti, io ne ho presi solo 2, e quindi queste cose vanno dette, sono fortunati, il sindaco è sfortunato, è come la struttura dell'ospedale, non funziona, beh la struttura, e noi abbiamo la casa comunale, che manca l'assessorato al commercio, manca l'assessorato al turismo, manca l'ambiente, manca la sanità, e quindi il suo povero sindaco si abbraccia la croce e ogni tanto si arrampica agli specchi. E che deve fare? Ha dato risposte fino adesso, lui pensa di aver dato risposte, ma sulla sanità lei non ha dato nessuna risposta, ma sai perché lei non la dà? Non la può dare, perché lei dimentica quando salutava, ma da domani apre l'ospedale, saluto il dottor Chiumiendo, io ricordo tutto. Proprio come dice, finalmente rispondete un sindaco di capace, non possono parlare più. Finalmente abbiamo sbattuto le mani, poi è arrivato De Luca, perché io parlo con le carte, non parlo che questo è un atto dell'ospedale, guarda caso è stato fatto il 7 luglio, il 9 è arrivato qua De Luca, dove guarda caso
protocollo operativo dell'emergenza WIC Sargeri, questo qua, dove individua l'assessora alla sanità come riorganizzatrice, si individua lei come... Cioè, voi sa che fate? Ve la cantate e ve la suonate e avete, lo devo dire, avete anche la fortuna, perché ha gente in punta. Mi state convincendo pure a me. Sapete che mi state convincendo pure a me? Sì. Perché? Cioè, questo è un atto fatto 2 giorni prima che venisse De Luca. Cioè, tutto organizzato. Ma quell'ospedale è una struttura. È una struttura che quando avete fatto questo è un altro atto che avete fatto. Io parlo di CAF, è una delibera dove a Napoli andava ad accorparsi a Valo, sosteneva la cardiologia di Valo, e dove erano firmati tutti. Firmata da noi, la dottata da Locopo, la dottata Sansur, la cara candidata di Villa Sera, anche lei l'ha dottata, non è che ha detto io mi tolgo da questo. Muda di passi, dottoressa Landasoni, vice sindaco Benevento, dove il sindaco di Santa Maria si è costituito in giudizio, ha impugnata questa qua. Lei non ne parla, lei di quest'altro qua, ma perché non ne può parlare? Hai capito? Perché poi fate separate, poi arriva De Luca e arriva come organo di felicità, di controllo, di nastro, di questo. Avete messo tutti quei letti, viene il personale, però non funziona niente, non c'è, perché Mario, scusa Mario, dove andate? Non è il personale, cioè io una sera l'ho fatta l'entrata là dentro, è l'infermiera che mi è venuta in conto, è stata pure mandata via dal pronto soccorso perché mi ha fatto vedere i letti, tutto come era sistemato, dove c'erano le catene, sono state tolte, i letti vengono lì poi a fare queste 12 ore, questi medici rianimatori, che poi se il codice rosso va a ballo, cioè, magari poi pigliano medici, pigliano, perché l'ambulanza va a valle, tutto va a valle, però il personale sta chiuso là dentro, ma le ore si paga. Ma la Corte dei Conti, se la mattina si sveglia, ma vi condannerà, questo che dico io, o si chiude o si apre, non l'ospedale degli amici, delle clientele. In un ospedale poi arriva uno, dice ti devi fare questo, ora ti mando là, ti faccio là. È normale, in un ospedale di clientele. È perché viviamo in una comunità che la legge non esiste. Avete capito? Poi paghiamo le tasse sulla sanità e non abbiamo sanità. Paghiamo le tasse sulla giustizia e non abbiamo giustizia. Quindi Gisella prima o poi si stancherà e vi farà felice. Perché fare Don Quixote, sinceramente, io leggere questi atti e vedere l'ospedale alla fine che è fatto e ancora sentire il sindaco che dice no, adesso domani si sa, cioè a me lo fa pure tenerezza. So che il comune di Capaccio regala la Costituzione, ma voi non ve l'ha regalata l'articolo 1, era quella lì, regala una cosa, pure qua la deve portare, la deve regalare a parecchie persone, specie se leggono l'articolo 1, che è una repubblica fondata sul lavoro, una repubblica democratica, va bene così. Comunque l'ospedale è una telenovela, amici miei, amici di Agropoli, quindi non è un circo mantenuto lì solo per clientele. Magari uno di questi qua seduti qua, invece di chiedere la proposta a me, dammi a frate, ma sorro, ma non punto, ma è tutto quello che compia, magari dice Gisella, andiamo nell'ospedale, vediamo di fare quello che si deve fare. Purtroppo. Io che posso fare? Più di Dio lo sbattere in faccia ogni volta che lo fa. E non trovo neanche l'assessore che mi risponde. È impegnato. E poi come si difendono tra di loro? Dice, quello è impegnato, uno non può venire. Ma questo è un lavoro. Scusate, ma l'assessore, voi avete destituito l'altro assessore, no? Che non andava bene e comprendo che ho fatto pure bene a mandarla lì, perché col segno di poi mi sono resa conto che non lavorava bene. Però mandate pure l'altro, scusate, e trovate un assessore che cura la città di Agropoli. Cioè ne recitiamo una che non va bene e recitiamo pure gli altri. Chi non lavora è lo stipendio che se ne va. L'assessore viene pagato e viene pagato per che cosa? Perché non ha tempo, perché è impegnato e si è impegnato a casa va una volta. O sbaglio, ho torto? Quindi questa non va, io guarda, mi può anche risparmiare la risposta, perché se mi deve rispondere, sindaco, a dire adesso poi i poi se non li voglio. Quella struttura è una vergogna, è come questa casa comunale carente, ci sono le carenze e la città muore, perché Agropoli non aveva niente da invidiare a Cusità e a Amalfi e Sorrento, però Agropoli è diventata ormai è una frazione ridotta annunziata e a me dispiace perché i giovani che cresceranno, che cosa troveranno?
cioè qua è il cibo, se... ma vogliamo parlare delle mutazioni, dice no, io poi come faccio, io quello, cioè cose assurde, ma avete annientato una democrazia, una città bella come Agropoli, bella come il sole, oggi girava il porto, bellissimo, non c'è cui, c'è l'incuria, l'incuria, quindi non esigo risposte, queste domande me le consento, per quanto viene l'assessore all'ambiente e alla sanità, due deleghe importanti, e non è qua. Io volevo i progetti, e se no mandate a casa chi non ha tempo e assumete. Vi aiuto, facciamo una bella, se si gira per la città si trovano persone preparate, si prendono lo stipendio e lavorano nella città. Ok. Grazie. Penso che il consigliere Bottiglio ci ha risposto da solo, perché non vuole la mia risposta. Se vuole continuare a parlare, può chiedere, se vuole rispondere, le chiedo se questa è un'interrogazione o altro, come diceva all'inizio. Allora, noi andiamo avanti, non ho capito che... No, dice che non ha pure la mia risposta, non l'aspetta la data sua, detto questo? Sì. Ok, undicesimo punto all'ordine del giorno. Interrogazione del consigliere Bottiglio all'assessore alla sanità e all'ambiente sul problema alghe spiaggiate. Ma voi avete detto poco, cioè c'è un problema grave. Noi abbiamo l'altro giorno, quando c'era quella tromba d'aria, sembrava che Palazzo Locando le alghe si pigliate, cioè lì c'è un problema che incombe gravissimo. Poi se mi vado a dire le delibere che hanno fatto, delibera e qua ti hanno in carica un'altra, qua ti hanno imposta a chi là, cioè le delibere del mese di agosto fanno piangere, però non si può, però l'assessore all'ambiente non si può preoccupare delle alghe spiaggiate, che lì è un problema che cresce di anno in anno. Allora vi voglio sapere, ma in questo periodo c'è un progetto, ha messo a punto qualcosa, non è presente, e non forse la rimando all'altra volta, sempre deve venire, sempre deve venire. Sindaco, ok, prendo atto che volevo fare questo con la zona. Dodicesimo punto, interrogazione del consigliere Bottiglio al vice sindaco sul conferimento di incarichi legali. Prego, consigliere Bottiglio. Allora, noi l'altra volta, vice sindaco, parlavamo di una short list esistente, io ho guardato delle delibere il mese di agosto, sono stati dati dei incarichi legali a una persona che anche che tiene una presidenza di una partecipata, altre cose, cioè qua secondo me, come la vedo io, c'è un grande conflitto di interesse, cioè i vari legali non possono venire dati pure a chi ha già altri incarichi nella casa comunale, e quindi ho da dire, però per un fatto di correttezza io non faccio nulla, però lei non era presente, questa cosa non l'ha sofferta lei, perché lei è sempre. Quindi lei ha sempre, quindi la invito ad essere molto più prudente e osservare quando fa, perché l'assessore al contenzioso è lei, ma quell'incarico è stato conferito a una persona che ha altri incarichi nella casa, cioè per facile ci vogliamo tutto tra di noi, è l'incarico legale pubblica, la presidenza lì me la piglio io, a Capaccio mi piglio l'incarico, siamo quasi piglio su due comuni si lavora, chi lavora qua deve lavorare pure a Capaccio, che fai? Cioè tutto tra di voi. È vero, vi venderete tutti, io lo so, però il popolo muore e ricordatevi che la bara non ha tasche, questo lo dice il Picchiarelle, io questa cosa, la bara non ha tasche, è inutile che abbia pigliato tutto voi, perché dai, ma non c'è dai, ma almeno dice voglio di fè, ma mi piglio tutto quello che mi devo pigliare, ma neanche vengo all'ospedale, perché se viene l'infarto, mezz'ora di vita, che cazzo mi dava pigliata a fare tutta sta roba, che non mi serve neanche, va bene, mi scusi, dice sindaco, io ho letto dei delibere, lei non è presente, è assente su tutte e due, come assessore al condizione, però sono stati incarichi legali, sempre gente che ruota qui intorno, allora sta short list, se in settimana mi chiama, me la fa visionare, la visioniamo insieme, perché io devo capire perché questi personaggi pigliano tutto e il popolo muore, sono stanca. Prego. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda l'incarico di cui lei sta parlando, lo ha anticipato già lei, io ero assente, sì, e non ero presente. Voglio soltanto ribadire, ma l'ho fatto già la volta scorsa e lo faccio anche in questo preciso momento.
L'ufficio contenzioso dà soltanto l'incarico, perché arrivano gli incarichi, o meglio, non gli incarichi, arrivano già segnalati dagli altri uffici. Cioè quando il responsabile di qualche altro ufficio ritiene che è improcrastinabile per l'ente, è improcrastinabile per l'ente doversi costituire l'ufficio contenzioso, che prende atto e poi non l'assessore al contenzioso, ma concordemente con gli altri membri si conferisce l'incarico. In quella giunta di cui lei sta parlando, io purtroppo non ero presente e non so che l'incarico è stato, o meglio, lo so che l'incarico è stato dato al presidente della Multiservizi, il dottor Mimmo Lorga, ma si tratta di un prosieguo di un incarico che lui già aveva assunto precedente. Infatti, il nome, il fatto di invece è bene precedentemente, però comunque sono soldi che, cioè, ci sono tanti avvocati a Roma, scusate, ma c'è gente veramente che per tenere uno studio aperto, cioè possiamo darlo a uno che tiene già Agropoli, tiene in carica e pure a Capaccio, e che facciamo? Diamo tutto là e aspettiamo. Io lo dico per un fatto di giustizia. Però consiglio di un attimo. Io accolgo la sua mente. E può essere dibattuto sull'opportunità o meno. Fermo restando che l'avvocato Turmia è comunque un avvocato che fa parte di questo foro. L'avvocato Turmia svolge le funzioni, non voglio difendere nessuno, ma l'avvocato Turmia è comunque un avvocato che in questo momento sta svolgendo anche le funzioni di presidente di una partecipata a titolo gratuito. Poi si tratta di un proseguo di incarico e con tutto il rispetto che posso portare nei confronti di questa giunta e di questo consiglio comunale, le voglio dire. E non voglio essere l'avvocato difensore di nessuno, però se l'avvocato, non voglio fare nulla, ormai l'ho fatto, ma se l'avvocato Botticchio... Allora può fare anche l'avvocato a titolo gratuito, cioè presidente sì, è l'avvocato no. No, però volevo finire un attimo di discorso. Lei, io la invito veramente a venire nel mio ufficio, nell'ufficio Giunta Magrini. E lei potrà notare come da questa amministrazione, ma anche in quella precedente, noi abbiamo messo in atto la prima shortlist nell'era repubblicana di questo comune e gli incarichi veramente vengono effettuati a rotazione, perché ci teniamo che lavorino tutti, a differenza del passato dove gli incarichi erano consolidati a determinate persone. Oggi noi non facciamo arricchire nessuno, diamo la possibilità a tutti i legali dei popoli, che purtroppo sono anche tantissimi e Mario conosce bene la problematica essendo un collega, di poter lavorare almeno quel minimo e potersi pagare le spese. Grazie. Tredicesimo punto. Interrogazione del consigliere Botticchio al sindaco e al vice sindaco su concorsi pubblici. Sì, ci sta anche il consigliere Pesca congiuntamente. I concorsi pubblici, tempo fa io ho fatto un'interrogazione per contro, giustamente contro Parentopoli, contro tante situazioni, e mi è stato promesso dal sindaco, dice no, noi stiamo progettando, stiamo diremo, però sono tutte al vento, no? Neve sciolta al vento. E io aspetto questi, perché poi mi sono letta le delibere e quindi si attinge alle graduatorie di fuori di nuovo, cioè la graduatoria, per esempio San Giovanni a Pio, dove il segretario fa il, mi sembra che fa il segretario San Giovanni a Pio, forse lei mi dirà, io mi trovo una delibera di un'assunzione, cioè io attivo, attendo le delibere, io non posso trovare una tutti gli effetti. E perché se io ho detto che hanno priorità i concorsi ad Agropoli, il sindaco mi rispose, ma se noi poi lo facciamo a Roma partecipano tutti, e comunque tu sei andato fuori a prenderlo. Comunque se hai preso una persona di fuori, hai attinto come istruttore tecnico e lavora qua. E quindi che facciamo? Cioè non abbiamo diritto ai posti di lavoro per concorso di 13-14 anni. Ma io che devo pensare? Perché? Perché l'assunzione diretta, poi che facciamo? Perché le persone giustamente poi sono su assunzioni dirette. Voi avete attinto a una graduatoria del 2014 di San Giovanni a Pio per pigliare una persona, ma no, andiamo fino a San Giovanni a Pio per fare un'assunzione. La graduatoria è illustra continuato, ma non perché io, attenzione, faccio una premessa, io non ho niente contro nessuno, io lo so, i temi che io tocco sono temi
delicate, perché vado a toccare le carte e gli incarichi. Il problema è un altro. Io non certo mi cani per poi per secondo, figurati. Sindaco, questi blitz che ha fatto gli ultimi, lei già ce l'ha, sta all'80%, quindi sta sia tra me, io che sto a casa, però sto qua con dignità, ho difeso la città, ho portato la vostra voce, cittadini, no? Perché le schifezze di non fare concorsi e di attingere a graduatorie fuori, giustamente, vengono le persone. Quando una persona viene qua, dice che ho chiamato io, e giustamente è stata chiamata dal comune, è da buttare rispetto poi a chi. E quindi voi capite. Ma chi si deve candidare? Mi sono divertita, mi sono fatta quella candidatura alle regionali e mi sono divertita. Sai come diceva le persone? Se potete, se volete. Glielo chiedevo un po', sapete, col sorriso, perché la politica mia è una passione. Passione e base. Vedete queste scienze qua sopra? Proprio queste sono le delibere che fanno. Oltre che sono da associazione, ma voi vi siete mai chiesti perché non esiste un assessore al turismo e al commercio? Ma un'associazione. E allora, sindaco, lei poteva cambiare, perché io glielo ho chiesto più volte, forse lei me l'ha chiesto a me. Dice tu puoi, io ho moderato il mondo, vengo, cerco di venire, anche se ho rabbia dentro di me perché vedo ingiustizia sociale, però ho cercato di correggere, diciamo, il mio modo di pormi. Però quando leggo queste carte, sindaco, mi cadono le braccia, mi viene da piangere, sto male, perché penso di Cochilde, tre stipendi e quello di me. Mentre quando, durante la campagna elettorale, una ragazzina in piazza, dice mio marito non sta bene, dice ma fate dato volantino, mi date, dice, vedi la differenza, capito? Che è tanta, dare sempre là, sempre là. Lì ti devi riempire e lì deve rimanere tutto lui. Quindi il mio non è un attaccare qualcuno o qualcosa, no, o un organo, no, è quella ingiustizia che io non sono riuscita a superare, quindi penso che presto può darsi che vi lascerò alle vostre cose, perché non accetto questo modo di operare, abbandonare a se stessi una città. Cioè mi faccio i delibere, il 21 c'è l'esito delle elezioni, il 22 stanno le delibere per quasi 15 anni, Vito De Luca, abbiamo via la vita facile, che ne so poi come la interpreta. Io l'ho vista, cioè, l'ho visto un po' di malafede, sinceramente. E quindi i concorsi pubblici, se poteva aiutare, anche per dare una speranza, li vedo chiusi qua sotto, facilità dei servizi sociali, li mettete qua, cioè la caramella, ma la sostanza è quella della tenete per voi, quella là siete molto intelligenti, la sostanza ve la tenete per voi. Ha detto bene Pierino, che sa da fare? Grazie, consigliere. Prego. Prego, non mi può anche non rispondere tanto. Io lascio la risposta al consigliere Benevento perché onestamente non ho capito la domanda. Perché è tutto un ragionamento. Non è che non ha capito, non può rispondere. E che fa leggere le delibere. Lo so che lei fa tutto a parte. Fa leggere le delibere. Però tenga presente che lei dovrebbe fare un'interrogazione. Io tutto sì davvero con una domanda. Se l'assessore più proprio di me riesce a capire qual è la domanda rispetto a un pur parlé che ha fatto come se fossimo davanti al bar, provo a vedere. Consigliere Pesca che può integrare. Sì, ma fammi rispondere, c'è, poi non c'è. No, lui l'ha fatta al sindaco, lui l'ha fatta anche a me, rispondo un attimo a lei e poi al limite tu la fai al sindaco. Io che non ho nessuna difficoltà, però vai, c'è continuità, se la posso, se no, no. Per quanto riguarda questa interrogazione, ripeto, Gisella, l'ho detto già in alcuni consigli precedenti, lo voglio dire anche oggi, io non sono un assessore al personale, però ciononostante riguarda un atto di indirizzo politico che è stato dato da questa amministrazione, ovviamente questa amministrazione è presieduta da questo sindaco che chiamiamo Coppa, perché abbiamo dovuto fare fronte a tantissimi pensionamenti e tanti pensionamenti purtroppo ci saranno anche nel prossimo anno, per cui si è sindaco penso di dire bene, deciso di attingere da altre graduatorie. Per quanto riguarda però, le posso comunicare che una giunta di qualche settimana fa ha trovato anche un concorso pubblico, lei ha tanto sbandierato un concorso pubblico,
pubblico, la Giunta Comunale ha appunto approvato un concorso pubblico per due categorie che saranno, per tre posti, due categorie D e una categoria C, se non vado errato, quindi due tecnici e uno a livello di ragioneria. Ci sarà un concorso pubblico? Ci sarà? No, ci sarà, cioè, è già stato approvato dalla Giunta. Perché avete assunto con una delibera 4-5 persone in due giorni, in un giorno solo? Perché 29 e perché avete assunto? Dalla delibera? No, perché vi era altri posti da coprire e vi era la possibilità di avere altro personale. Poi, per quanto riguarda altri atti di indirizzo, io le pregherei, ma per un correttezza istituzionale, di rivolgere, per voi stando io cerco di rispondere sempre, però le, ripeto, penso sia più giusto e opportuno rivolgere l'interrogazione a chi detiene un determinato assessorato. La ringrazio. Allora, lei ha detto, devo, qua non è che gli assessorati gongolano, quasi qua c'è una carenza, ha detto che la casa comunale con l'ospedale, carente in tutto. Quindi, a chi la devo fare? L'ho fatta al sindaco, ma al sindaco che mi deve rispondere, come ha risposto a Mario e a Walter. Però mi sai, guarda, stasera mi fa piacere perché stiamo parlando in termini civili. Certo, ma non possiamo dire. E mi fa piacere. Però le devo, anzi ti ritorno il lei, ti do di nuovo il tu, perché ci siamo sempre dati il tu. Ti voglio dire una cosa, Gisella. Il fatto che non ci siano le deleghe significa che queste deleghe le ha mantenute il sindaco e contestualmente alcune deleghe sono state conferite ai consiglieri comunali. Faccio l'esempio, la delega al commercio precedentemente era gestita da Santosusso, oggi è stata spezzettata perché la delega al commercio, ma sto parlando del commercio perché è quella che ricordo che era la mia delega nella precedente amministrazione, mentre per quanto riguarda il mercato la detiene Luigi Tramondino, altre deleghe sono state date, vedo Cammarota, lo sport, altri consiglieri comunali che hanno altre deleghe, di Filippo al Porto e Demani, di Biasi ai lavori pubblici, non è che queste deleghe sono tutte in capo al sindaco. Il sindaco ha deciso per la prima volta, devo dire la verità, perché nelle altre amministrazioni questo non succedeva, di conferire delle deleghe a dei consiglieri comunali che possono essere d'ausilio nello svolgimento delle funzioni amministrative. Quindi non è che non esistano, ci sono. Agropoli, città di mare, città non esistono, le viene il sindaco, eh sì, cioè l'uomo ragno, cioè fa più copre tutto, ma che uomo bisogna, un sindaco deve dare le donne di assessore e gli altri consigli, ma gli assessori prendono lo stipendio, cioè io voglio chi lavora, si mette la mattina qua e fa dei progetti per la città, non si sale, si scende in scala, madonna io ho perso questo, no io ti voglio chiappare questa, cioè questo qua doveva finire, ma non perché la facoltà del Cicisella, è perché la città doveva crescere, la città è a terra, avete capito? Consigliere Vesca, io per quanto riguarda la parola dell'assunto sono rimasto particolarmente deluso e spiego la ragione per la quale c'è questa mia grande delusione. Una delle ultime consigli comunali, proprio sull'interrogazione del consigliere Bottiglio, il sindaco ha affermato adesso facciamo i concorsi pubblici, quindi il passato è passato. L'altro giorno, mentre mi è andato sulla PEC, due delibere, la 207, la 208, 229, 229 della prima, in cui si utilizzano graduatorie di San Giovanni d'Aquino e di Russo. Io sinceramente non sono andato nemmeno a verificare della graduatoria che c'era, perché a me non interessano le persone, a me interessa il metodo. Caro sindaco, non è possibile che continuiamo ad assumere personale da Agropoli attingendo da graduatorie esterne diverse. Quello che deve essere l'impegno di questa amministrazione, e io pensavo che ci fosse stata la situazione, quella di fare i concorsi pubblici, perché noi abbiamo tanti ragazzi di Agropoli, tanti giovani, ma anche padri di famiglia, che per poter sopravvivere, per poter portare sbarcare un anno, nonostante siano dei preparati, professionisti per bene, devono andarsene a Londra, altre persone, per poter vivere. Noi a queste persone dobbiamo dare la speranza di poter rientrare in questa graduatoria del piano triennale che voi avete fatto con la legge 201 del 14/9/2020, circa 18 persone. Tutti devono partire allo stesso modo, perché devono avere la possibilità concreta
di poter entrare in comune, di poter essere assoluti. Non togliamo la speranza a Cristo. Quello che è passato a me non c'è, ma non mi interessa nemmeno. Però io penso che da oggi in avanti dobbiamo cambiare tutto. Dobbiamo cominciare a pensare in un modo diverso. Pensare di avere giovani di Agropoli o farmi accadatoria di Agropoli per poter fare le assunzioni. Io sono rimasto deluso perché io, l'ultima volta quando il sindaco ha detto, adesso ha confermato anche il vice sindaco, relativamente alla che c'è stato bandito un concorso pubblico. Quel concorso pubblico bandito poteva essere fatto benissimo, non solo per le persone, ma poteva essere fatto anche per l'assunzione del piano triennale, oppure per fare una graduatoria dove poteva vincere, ma era una graduatoria nuova. Perché con tutto l'affetto per San Giovanni d'Aquino, per Lussia e per l'altro, non possiamo col comune avere bisogno di andare a vincere ad altre graduatorie. Quindi caro sindaco, io la mia domanda è questa. Voglio che ci sia un impegno da parte della pubblica amministrazione che da oggi in avanti le assunzioni vengono fatte con il concorso pubblico. L'ultima cosa che voglio dire, scusa, ma per me le assunzioni le fate con l'indennizzo, perché sono persone che nel domani devono sapere da chi sono state assunte. Questo è, cioè per me ci vedo solo un malafede, perché come mai non si estende al popolo? Il popolo no? È amico sì, e dai. Però sindaco, io ripeto, io non vado a vedere e non vado a analizzare le persone che vengono assunte, non voglio entrare in questo metodo, però io voglio che da oggi in avanti vi sia un impegno da parte dell'amministrazione comunale a fare le assunzioni del concorso pubblico, in cui tutti devono avere e partire allo stesso modo, avere la speranza di poter stare a Roma. Attenzione! Ci stanno fanno tantissimi giovani, tantissimi professionisti stanno andando fuori. Diamo a loro la speranza che alcuni di loro possono essere assunti con meritevolmente. Grazie. Prego, consigliere Marcia. Allora, per quanto riguarda i concorsi, allora è giusto che i concorsi si facciano anche a loro. Però io sono a conoscenza di tanti concorsi che si stanno facendo in questi ultimi anni a Santa Maria di Castellabate, a Capaccio e ad altri comuni di Milano, laddove partecipano tutti i ragazzi. Allora, non solamente i ragazzi di Castellabate o i ragazzi di Capaccio, partecipano anche i ragazzi di Agropoli. E ci sono ragazzi professionisti che sono stati assunti a Castellabate. Chiaro? Quindi è giusto quello che hai detto e sono d'accordo. Per cui vi farò anche io partecipi di questa attività, che condivido pienamente. Però in effetti non è che li facciamo il concorso ad Agropoli e lo destiniamo esclusivamente ai ragazzi di Agropoli. Parteciperanno tanti professionisti, così come i nostri professionisti partecipano. Ma cazzo che dico, oppure l'hanno presa a San Giovanni a Pino, non ho capito, ma scusa, quelli vengono presi dagli allenatori di scuola. Scusami, fammi finire che partecipi da lì che fai le tue osservazioni. Voglio dire, comunque è un discorso di carattere molto più ampio. Questo è il ragionamento, non è che facciamo il concorso ad Agropoli, allora quindi lo destiniamo solamente ai ragazzi. A democrazia. A democrazia che cosa? Perché San Giovanni Appia ha fatto un concorso e poi l'ha mandato qua e noi a Agropoli non possiamo fare un concorso. Ma io ho detto così che si faranno i concorsi, sicuramente. E sei, ma sono due anni. Si prende atto di questa cosa. Sono due anni. E sicuramente, è infatti, è stata già stabilita questa cosa, sono state fatte già delle delibere, per punto. E lì no, sono state assunte 5 persone che attingono, si attinge fuori. Ma queste persone si attinge fuori perché ci sono già questi concorsi fatti e quindi attingiamo dall'emergenza, così come è stato detto prima. Però voglio dire, anche dall'esterno attingono, allora, professionisti che hanno fatto il concorso in altre in città, in paesi. Allora, se posso brevissimamente, atteso che l'argomento è stato discusso credo almeno 10 volte in consiglio e ripetiamo sempre le stesse cose, e io riesco, la risposta che ho fatto per 9 volte non è stata compresa perché io non sono in grado, oppure c'è proprio la volontà in qualche modo di gettare sempre ombre su ogni cosa che facciamo. La ringrazio consigliere Bottiglio per avermi accusato di condiscambio. Sì, l'ha appena fatto dicendo che noi siamo le persone in attesa che poi loro facciano qualcosa in cambio. Queste sono accuse gravi e infamanti. No, 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 no.
però sono abituato, non mi arrabbio più, non mi arrabbio più perché lei ha un suo modo, ha un suo modo di fare, è assolutamente fuori da ogni canone, diciamo, politico, però è un suo atteggiamento, lo supportiamo, ancora non per dimostrare che non siamo arroganti, anzi supportiamo, però oggi sto facendo un po' troppo la vittima, quindi posso ragionare così da fare. Non capisco la differenza, solo questo voglio chiedo a me stesso, perché non avrò risposta da lei, consigliere Bottiglio, la differenza. Allora, dobbiamo assumere, cioè dobbiamo dare l'occasione a persone di Agropoli, giusto? E quindi dobbiamo fare un concorso pubblico per dare l'occasione a persone di Agropoli di essere assunte nella propria città. Questo è il ragionamento. Bene. Se nel caso, per esempio, che la datatura dimostra che hanno fatto un regolare concorso pubblico, hanno partecipato persone di Agropoli e hanno espletato una graduatoria e scorrendo questa graduatoria queste persone di Agropoli poi vengono assunte al Comune di Agropoli, mi pare che è la stessa cosa, non ci vedo differenza, cioè nel senso che se l'obiettivo è tramite concorso pubblico dare l'occasione a persone di Agropoli di essere assunte, penso che non c'è nessuna differenza se parla di Agropoli o fare in un altro comune. Questa è la mia osservazione e credo sia diciamo ragionevole. Inoltre le voglio aggiornare, noi abbiamo fatto 5 concorsi, abbiamo aperto 2 nella Agropoli di Servizi e 3 come Comune di Agropoli, quindi diciamo la disponibilità a una partecipazione a concorsi pubblici in questa città, come è stato preso l'impegno, è stato mantenuto. Non era mai successo, tutte le mobilità che erano state fatte da sempre ad Agropoli, quindi c'è stata un'evidente inversione di tendenza. Era evidente però che alcune mancanze e carenze di personale non potevano attendere l'esito di un concorso pubblico che comincerà entro fine anno e che ci auguriamo nel giro di 7, 8, 10 mesi verrà terminato, quindi potremo far firmare contratti a coloro che parteciperanno e dopo che sarà fatto il concorso avremo anche l'occasione di avere persone direttamente assunte al Comune di Agropoli, ma ci sono dei tempi, non potevamo fare a meno di personale attesa dalle singole persone che abbiamo ancora attualmente, quindi abbiamo deciso che la legge consente di poterlo fare e quindi lo abbiamo fatto e abbiamo attinto da lavoratori diciamo, in comuni limitri. Peraltro qui riguarda il concorso, cioè perché non è stato giocato più, perché abbiamo chiesto a tutti i comuni dell'Unione, non c'era la figura e abbiamo allargato questa disponibilità diciamo, ai territori limitrofi e c'era la disponibilità in questa relatoria, quindi evidentemente non è che c'è un'idea preconcetta, andiamo qui o andiamo lì, abbiamo fatto questa a tutti i comuni prima dell'Unione o allargare al resto del territorio e non ci sono delle relatorie utili, abbiamo sì, fatto ma se c'è degli Agropoli, se c'è degli Agropoli lavora a Capaccio, ma se quello fate da questo è il mondo, cioè non è che lei consigliere pensa che con le 5 assunzioni che possiamo fare ad Agropoli cambiamo il destino di questa città, il destino di questa città si cambia con le scelte politiche che facciamo, con la programmazione, con altre cose, non certo con le 5, le 6 o le 7 assunzioni, poi è evidente che sono concorsi in tutta Italia, mica solo ad Agropoli, quanti ragazzi di Agropoli sono andati a Milano a Torino a svolgere concorsi, meglio se sono a Capaccio, meglio se sono a Castellabate, significa. Quindi, tra di voi, tra di voi in che senso tra di voi? In ma che senso? Ma le foto che vi fate, voi vi portavate pure. E che sì? Pure, chi sei chi? Ah, chi sei perciò e Pris? Chi sei perciò? Cioè vi fate pure ridere. Io mi ci incazzo. Non so cosa vuole dire, non so cosa vuole dire tra di voi non so cosa vuole dire. Però continua a avere un atteggiamento come sempre, diciamo provocatorio, arrogante, offensivo, quindi è il suo modo, spero che ci stiamo. La politica arrogante, poi la Costituzione, fate pure ridere, io non lo so, ma voi. Io volevo dire una cosa, io sono sindaco, alla mia risposta, non c'è stata risposta a quello che ho chiesto io. Io ho chiesto se c'è un impegno da parte di questa pubblica amministrazione. Ma l'impegno è già stato mantenuto. No, sì. Ma perché noi abbiamo fatto bandito 5 concorsi, non 5, 2 nelle nuove servizi, 3, una categoria D, ufficio tecnico, categoria D, ufficio ragioneria, una categoria C, sono 5 concorsi, che significa? Quindi è evidente che negli atti abbiamo già dato disponibilità rispetto a quell'impegno che avevamo preso. Lo so che forse
sei un po' nervoso per queste cose. No, non sono nervoso, è un'ora che. Sono ore che sono qui a rispondere con tutta calma, voi ripete sempre le stesse cose. No, io ho detto una cosa molto semplice. Se c'è un impegno da parte di questo. Ma non ci ha mantenuto l'impegno, così. No, ma c'è l'impegno anche nel futuro di fare questo. Ma certo, ma già te lo abbiamo allora possiamo dire ai nostri cittadini che c'è un impegno da parte dell'amministrazione di Comuniacopoli a indire concorsi per già mantenuto l'impegno, ma come glielo devo dire? Ma lei glielo devo dire? Scusate, ma gli atti che riguardano allora, i liberi di giunta, gli atti cose sono stati già fatti, approvati dal collegio dei revisori, i bandi vanno solo fatti, vanno solo banditi. Il 22 di settembre. Questi impegni non sono mantenuti perché sono stati attivati altri prodotti. Quindi questo è questo. Allora, da oggi in avanti diciamo che c'è questo impegno. Perché chi ha finito non c'è stato questo impegno. Ma porca miseria, ma che devo dire? Ma lei ha l'evidenza. Le ho appena detto che negli atti di giunta devo concorrere ci sono 5 concorsi, che stiamo a 5, non 5. L'ultima volta che abbiamo attivato dal gradatore esterno è stato il 22. 9 lui. Grazie consigliere, fatto il 10° punto all'ordine del giorno, interrogazione interpretando del consigliere Abate al sindaco su entrata e chiesa tributaria. Prego consigliere Abate. Penso che debba parlare prima il sindaco che aveva delle carte da consegnare, poi io direi come ero sulla mia interrogazione. Sì, io rispetto alla sua, ho cercato di preparare una documentazione che le consegno, mi auguro che sia esaustiva di tutte le sue richieste. In essa diciamo, ho preso diciamo, tutti gli atti che rispetto alla sua richiesta, perché lei parlava di entrate extratributarie dai rendiconti 2016, 2017, 2018, 2019. Ho preso gli atti e ho cercato di indicare nella maniera più precisa possibile, sottolineando anche quando dovuto, per consentirla, credo, di approfondirla ancora meglio e avere le risposte, perché la risposta, la domanda che lei mi ha fatto è molto di carattere generale, quindi bisogna che sia più specifico. Quindi, per quel che mi riguarda, le consiglio la documentazione che mi auguro sia esaustiva, e poi se vorrà, diciamo, appesa a averla approfondita, diciamo, fare una richiesta un poco più precisa, perché la sua interrogazione di carattere generale, quindi non mi consente oggi una risposta compiuta e precisa, però con questa documentazione che le consegno mi auguro di essermi comportato da parte di Vicente per la possibilità di approfondire nella maniera migliore, diciamo, quando evidentemente quando, spiego, quando si crede una percentuale rispetto a un'altra, bisogna, non ho capito quali sono i riferimenti, allora li ho messi tutti, in modo tale che lei potrà incrociare i dati e ottenere le percentuali possibili per poi implementare in maniera più precisa l'interrogazione. Gliela lascio agli atti e la può prendere anche subito se vuole. Grazie sindaco, la prenderò immediatamente dopo. Allora presidente, per guadagnare tempo ma anche per essere pratici, accoppiamo le ultime due interrogazioni, sia quella delle entrate extratributarie, sia quella delle spese personali. Quindi facciamo subito un'unica interrogazione. Per focalizzare qual era il problema. Il problema è che io in data 24 giugno del 2020 ho fatto la seguente interrogazione. Le chiedo cortesemente di dare a disposizione agli uffici finanziari comunali e alla relativa dirigenza di farmi preparare e spedire al mio indirizzo telematico un semplice quadro riepilogativo in cui si evidenziano. Allora facciamo insieme, sindaco, la cifra e la percentuale delle entrate dovute alle multe della polizia urbana, cioè fra le entrate extra tributarie, entra una cifra X milioni, rappresenta la percentuale 20, 30, 50, 60% delle entrate extra tributarie. Quindi questo è tutto. E le cifre e relative percentuali delle altre voci che costituiscono il totale delle entrate. Quindi è facilissimo, se le entrate tributarie diventano 7 milioni. 5 milioni ne entrano praticamente per le multe, vuol dire che 5 milioni rappresentano su 7 milioni il 70%. Il resto praticamente le altre voci, quindi era facilissimo. Il tutto relativo all'ultimo quinquennio e con riferimento ai bilanci preventivi e relativi rendiconti. Cioè, voglio sapere quando era previsto nel bilancio del 2015 di entrare ex tributario, quando delle multe della polizia urbana rappresentate. Nel rendiconto, quando ne abbiamo documentate rendicontate, nello stesso rendiconto del 2015, e così
per i 5 anni. Oltretutto, lei, la volta scorsa, su questo, ci ha giocato praticamente la sua risposta. Ci ha giocato la sua risposta dicendo: consigliere Abbate, dice, mi dispiace, ma io non blocco gli uffici in questo momento di particolare lavoro. Quindi, nella mia interrogazione, che si era svolta il 14 luglio, lei mi rispose: io non blocco gli uffici. Io le feci notare molto, ma molto sommessamente: vede, sindaco, che lei non sta per bloccare gli uffici. Questa me la fa una ricerca praticamente nei dati del bilancio e dei rendiconti di queste 3%. Però giustamente in quel momento il Presidente del Consiglio doveva contenere le interrogazioni in determinati minuti, io vedevo che era così e quindi mi sono stato zitto, ho abbozzato praticamente e mi sono riseduto. Oggi arrivano queste interrogazioni e lei molto cortesemente mi dice: guarda, aspetta un momento che non mi stanno preparando i dati. Ma difatti la mia interrogazione di oggi era proprio su questo: questi dati non sono pure, le spiego perché. Perché io, quando il 14 luglio ho avuto questa risposta, sono tornato a casa il 15 luglio mattina, le ho inviato nuovamente la richiesta, il Presidente del Consiglio sa che l'ha avuta pure lui, il segretario del Consiglio. In più, ho inviato questa medesima richiesta sulle entrate extratributarie e sulle spese, ultimo quinquennio, anche al responsabile finanziario, dottor Capozzo, dicendo: guarda, vada bene che questa volta non mi limito ad avere una risposta dal sindaco, ma voglio una certificazione, cioè io, cittadino di Agropoli, nonché consigliere comunale di questa città, ho chiesto una certificazione. Se questa certificazione sull'ultimo quinquennio di questa entrata extra tributaria e di queste spese correnti, così semplicemente come l'illustrate io, non si può avere, voi siete tenuti, compresi i responsabili finanziari, a rispondervi per le regole pratiche praticamente della trasparenza, dice: non te tocca e non te la do, non la so fare e non te la faccio, oppure me la dovete dare. E quindi vi prego, l'interrogazione di oggi quindi si tramuta in una constatazione e in una valutazione dell'aspetto deontologico della politica, e quindi mi rivolgo di più al Presidente che a lei in questo momento, perché lei poi mi ha dato i dati, poi mi riguarderò. Cioè la deontologia della politica passa anche per la correttezza delle istituzioni politiche, dirigenziali, di qualsiasi natura siano in un ente. Allora io ritengo che sia correttezza politica rispondere a un consigliere comunale che da 14 giugno fu rinviata a 14 luglio, da 14 luglio siamo al 30 di settembre, ancora non ho avuto la certificazione di 5 anni di rendiconto di entrate extratributarie sul 3-4 luglio, entrate extratributarie, in entrate in uscite, in entrate in uscite. Perché voglio la certificazione? Io voglio la certificazione perché non ho mai peli sulla lingua, perché voglio che qualcuno si assuma la responsabilità di mettermi per iscritto, perché io sono analfabeta finanziariamente parlando, mi mette per iscritto praticamente queste cifre, perché poi ne devo fare una valutazione politica io, da un punto di vista di bilancio di quest'anno o degli anni passati o degli anni venti. Io voglio fare una valutazione politica, non ne farò una valutazione strumentale giudiziaria, però non mi costringete a fare una valutazione strumentale giudiziaria perché non mi rispondete proprio. Quindi vi invito cortesemente a rispondervi, quindi i dati me li piglio, me li dai, ma sono certificati, sì, sono la perfetto, timbre. Benissimo, allora questo volevo, c'è il timbre, la timbre, sì, certo, questo volevo, non volevo nulla più, perché prima del bilancio, che discuteremo il bilancio praticamente del 2020, 2021 e 2022, io devo avere questi dati, perché devo fare la mia valutazione politica, come al solito, ovviamente, questa è una estrinsecazione della mia interrogazione che io consegnerò al segretario comunale, ed è identica per quella delle spese correnti, proprio identica, cambia solo la parola entrata a spesa, sempre con la preghiera segretario che ho fatto all'inizio, cioè che costituisca corpo del verbale e non allegato. Questo è tutto, quindi la risposta in questo momento sia sulle entrate che sulla spesa, quando metto il sindaco, perché giustamente vi devo guardare i dati che non mi avevate mai consegnato. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Sì, 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 benissimo, le rivi li approfondisce, anche perché, ripeto, le valutazioni sono diverse, nel senso che incrociando i dati, più dati, lei può fare diverse valutazioni, quindi ti ho dato il quadro complessivo, le incrocia come dire più opportune, le verrà le conseguenze che avrete. L'unica cosa che per quel che riguarda il dato, diciamo, un
uno dei dati aggregati, quello dei rimborsi regionali, glielo ho segnati, c'è tutta la relazione fatta con i dati del consuntivo, glielo segnato appena all'inizio, non l'ho visto, però ci sono chiari. Basta che sono certificati praticamente la responsabile finanziario. Ma c'è il timbro e la firma del plano. Va bene, ok. Con il 15° punto si concludono l'interrogazione. 16° punto, approvazione dei verbali della seduta del 2 settembre 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Posso dire perché sono contrario? Sono contrario solo per quella formalità che avevo prima dichiarato al segretario, non per altro motivo. C'è una formalità su cui non vorrei più trascendere. Che procede? Va benissimo. Chi si astiene, Botticchio Pesca. Motivata alcuni. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrario, Abbate. Astenuto, Botticchio e Pesca. 17° punto dell'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 adottata in via di urgenza dalla Giunta con deliberazione numero 170 del 31 luglio 2020. Relazione l'assessore Modelegato. Sì, grazie Presidente. Allora ricordo al Consiglio che noi siamo in esercizio provvisorio, ancora non avendo ancora approvato il bilancio relativo al bilancio di zona relativo all'esercizio 2020. Nonostante siamo in esercizio provvisorio, la norma dà la possibilità all'amministrazione di poter deliberare della variazione di giunta a carattere d'urgenza proprio quando si verificano queste delle decisioni da prendere per motivi improcrastinabili. Allora, questa delibera adottata dalla Giunta in data 31 luglio 2020 riguardava la necessità di poter introdurre in bilancio, quindi assegnare in bilancio dei capitoli delle entrate straordinarie che sono pervenute a favore dell'ente. In particolare, dovevamo inserire in bilancio l'entrata relativa al contributo ottenuto dalla provincia di Salerno in merito per la prevenzione e contrasto al bussurismo commerciale. Questo progetto si chiama Spiagge Sicure Estate 2020 e il Comune di Nuovo è stato assegnato ad un contributo di €32.000, quindi è stato reso necessario individuare i capitoli di entrata e uscita per questa città. In più il Comune di Nuovo fa anche assegnatario di un contributo, di un finanziamento per quanto riguarda l'acquisto di arredi scolastici e un ulteriore contributo da parte del piano di zona per somme da destinare a famiglie indigenti. Quindi si è dovuto individuare questi capitoli e quindi ecco il carattere di urgenza. Voglio però premettere, segretario, faccio questa precisazione, che così come consigliato per suggerito da parte dell'organo di revisione nella loro parere, devo far presente che in effetti è stato fatto un errore contabile di imputazione degli importi per quanto riguarda l'errore della imputazione tra spese correnti e spese in conto capitale, in particolar modo per il contributo ottenuto dalla prefettura di Salerno di €32.000. In un primo momento noi avevamo imputato €14.000 per spesa corrente e €18.000 per spese in conto capitale. In effetti è da fare questa correzione, la spesa in conto corrente è pari a €10.500 ed €21.500 sono da considerarsi per spese di investimento. Quindi io chiedo la ratifica di questa delibera di liberazione con le correzioni esercitate così come indicato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Prego, sì. Chiede a parte. Presidente, io non voglio farla lunga, ma noi dobbiamo prendere una decisione. Cioè lei si sta rendendo conto, e penso che se ne è reso conto, che questa delibera di giunta come ha detto
l'assessore 31 luglio era da libera la proposta del Consiglio Comunale del 22 settembre, cioè 8 giorni fa, e il parere del Collegio delle Revisioni mi è stato trasmesso ieri sera. Ma voi state, non lo so, con la testa nelle nuvole, nei miei confronti soltanto, oppure questo è il vostro modo di amistà? Non mi rivolgo a lei ovviamente, Presidente, perché lei non sta facendo nulla, sto parlando all'assessore così. Ma è mai possibile che mi fate pervenire un parere al Collegio delle Revisioni della sera prima, quando invece questi documenti mi dovevano essere consegnati 5 giorni fa, completi del parere? Cioè io posso fare il consigliere comunale in questo modo, poi mi sento dire dal sindaco, lei può fare il consigliere comunale prendendo solo il consiglio, lo può fare anche in altro modo, cioè bussando per le stanze del municipio e dicendo scusate, avete per caso questo, avete per caso quest'altro? Ma stiamo scherzando, Presidente? Assessore, lei ha il coraggio di portarmi stasera la ratifica di delibera del giudice con un parere che mi è arrivato ieri sera? Dove poi, nel parere, qua mi rivolgo a lei, cioè, che questa è una cosa seria, nel parere, quel famoso organo di controllo, cioè il Collegio dei Revisori, scrive a un certo punto, perché quello che ha detto l'assessore, così come l'ha detto, ha un senso, quello invece che io leggo ha un altro senso. Nota la differenza quindi di imputazione da spesa in conto capitale che passa una certa quantità in spesa corrente, ma oltre a notarla poi fa per tutto quanto sopra ricevuto, analizzato, approfondito, aggiornato ed integrato, cioè lì stanno approfondite pure, e dopo aver approfondito fa, premesso che considera tutte cose positive, poi fra i considerati tutte le cose positive c'entra subito, tenuto conto però che non è stato rispettato quando indicato dalla prefettura nella ripartizione tra spese correnti e spese in conto capitale, e non è stata rispettata la corretta allocazione in bilancio dei contributi ricevuti. Quindi tenuto conto di una cosa negativa, mentre ha detto 10 cose del terreno di questa cosa negativa, e poi ha vista l'attestazione del responsabile finanziario, da cui risulta che le variazioni inerenti ai contributi per le zone e contributi della prefettura per una parte in conto capitale non hanno prodotto effetti nella parte di entrata e nella parte di spesa, quindi conclude favorevolmente. In parola con collegio dice: voi consiglio non dovete attestare nulla, perché per me fa fede l'attestazione del responsabile finanziario. È chiaro, Presidente, che cazzo legge, che si legge da suo marito, no? Ci legge questo, cioè, voi non dovete attestare nulla tu, caro consiglio, tanto attestare, nonostante l'errore, attestato però che l'errore non ha prodotto effetto, e poi è provato. Allora io voglio il collegio dei revisori in seduta consigliare quando approvare il bilancio per un collegio e consigliere, ne stavo discutendo proprio con il segretario generale. È un nostro diritto, Presidente, se lo faccio vedere perché è un nostro diritto. Ne stavo discutendo con il segretario generale, le prometto che sarà fatto, perché adesso dobbiamo chiarire anche questo punto. Chiedo anche all'assessore Mutaripazzi l'invio delle variazioni deve essere fatto contestuale all'approvazione della giunta, assessore. Per le motivazioni che ho detto. Non possiamo arrivare all'ultimo giorno, questo è importante. Presidente, ma lei sta parlando di me per l'assessore. Vabbè, un attimo, se lo tocco tutto e parla sempre lei. Quindi come tale, caro assessore, non vi chiedo di ritirare ancora una volta la proposta, perché evidentemente stanno scadendo, e siccome scade di 60 ore, quindi io non è che voglio ritenervi responsabile, ancorché non sia responsabile nemmeno moralmente di questa mancata diciamo ratifica delle regole. Però le voto contro, ma convintamente. Grazie. A giusto precisione, è logico che noi l'ufficio finanziario, come adottiamo le delibere giunte, vengono trasmesse al Collegio delle Revisioni dei Conti, quindi il Collegio delle Revisioni dei Conti ha avuto modo di approfondire, rettificare, variare, quindi più che altro più che tempo necessario per fare i suoi dovuti controlli, quindi cercherò di, non so segretario, se effettivamente è necessario che il parere debba essere presente al momento della, non era sufficiente prima dell'udienza del Consiglio Comunale. Allora la documentazione deve essere posta all'ordine del giorno quando io faccio la convocazione, deve arrivare in completa di tutti i al consigliere comunale completa del parere, assessore. Allora altrimenti il consigliere quando la deve prendere? Vabbè,
precedenza, ieri ha lasciato, è stato presente come dicendo, no, di sollecitare il collegio delle revisioni la prossima volta ad essere più precise e più puntuali. Ok, non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Che favore? No, soltanto questo. È vero quello che dice, ma io dico una cosa. Non soltanto cercare di dirglielo, rendere responsabili di questo. Perché non è possibile che veramente il giorno prima del Consiglio Comunale mandano il parere. Rendere responsabili, perché noi dobbiamo dire, ognuno deve avere due responsabilità. La prossima volta succede questo, c'è questa responsabilità da parte vostra. Non soltanto così. Grazie. Grazie a lei. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla prova? Con la modifica che è stata apportata nella relazione dell'assessore. Chi è contrario? Chi è contrario? Abate Buttiglio Pesca. Astenuto nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrario? Abate Buttiglio. E scastino di nessuno, il consiglio è approva. 18 punto dell'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione armonizzato adottato in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione numero 190 del 31 agosto 2020, relazione all'assessore Minerva. Allora, anche qua una variazione di bilancio di carattere d'urgenza, il primo motivo per in mettere in bilancio, inserire in bilancio dei contributi ottenuti da parte del Ministero per il Beni Culturali dell'importo di euro 5.000 circa per le biblioteche con acquisto di libri. L'altro motivo è quello di inserire in bilancio i fondi ottenuti dalla Regione Campania per la ripartizione dei contributi per il bando FIT 2019 e altre variazioni indesse necessarie per tramite spostamento di capitoli di bilancio, cioè insomma già presente in bilancio per dei lavori urgenti di sistemazione e di adeguamento di alcune aule scolastiche per renderle idonee alla normativa anti-Covid e l'immigramento per quanto riguarda il capitolo dei servizi demografici per acquisto di beni relativi alla sempre per rispettare la normativa Covid in riferimento alle manifestazioni elettorali che si sono tenute nei giorni scorsi. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Sì, Presidente. Prego. Allora, innanzitutto vale quanto già detto per l'altro, cioè con il parere del collegio sulla data e sui ritardi notevoli. Poi solo per far notare, in questa variazione di bilancio, tra tante cose che giustamente ha detto adesso l'assessore, per cui effettivamente andava fatta la questione tecnica, ma lei può pure, mi sembra di capire, correggetemi se sbaglio perché l'ho detto, sono un analfabeta finanziario, che ci sta la necessità di fare questa variazione in quanto non ci stanno i soldi per l'assicurazione per l'ultimo semestre. Allora mi chiedo, l'ufficio tecnico ha chiesto di pagare la rata dell'assicurazione, è vero che sbaglio? Allora mi chiedo, che bilancio quindi avevate approvato? Cioè preventivo? Se giustamente una spesa che è fissa, interrogabile, che sta sempre là, che ne dovevate tener conto, quindi doveva per forza essere previsto, non è una novità, non è un quinto no. Perché ci riduciamo così? Non era approvato, no? No? Il bilancio non era approvato ancora quella data. Quale? Il bilancio non era approvato ancora quella data del 31 agosto. Infatti la trovate manca proprio per dire. Ma noi stiamo parlando del bilancio. Stiamo parlando della relazione del bilancio 2019. No. 2022. 2020, perché se rientrava in quell'approvazione del 2019-2021, non in questa. Cioè che la gira che prevede quel bilancio là, non in questa. Correttamente, se fai vedere dal bilancio triennale, però dico, è evidente che il bilancio. Sì, ma è evidente che nel bilancio triennale non tutte le voci diciamo, sono dettagliate come nel bilancio annuale, evidentemente. Quindi può essere tranquillamente successo che quando è stata fatta la previsione sul triennale rispetto all'anno successivo cioè, poteva essere mancato qualche cosa, ma è evidente che queste cose vengono corrette col bilancio annuale che è molto più dettagliato e va fino nei primi tempi. Però l'associazione è corretta, però sul triennale, se fosse stato sull'annuale sarebbe stato tragico. Grazie.
Grazie a lei, ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Chi è contrario? Abate Botticcio Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Abate Botticcio Pesca. Diciannovesimo punto all'ordine del giorno. Costituzione del distretto rurale e culturale Cilento Antico. Presidente, posso intervenire? Prego. Allora, rispetto a questo argomento lo ritiro, in quanto io avevo chiesto e non ottenuto, quindi colpa mia, un'integrazione della documentazione che rendesse maggiore chiarezza ai consiglieri comunali della votazione di questa delibera. Dato che la documentazione era soltanto ieri, non abbiamo fatto a tempo veramente a metterli a disposizione dei consiglieri comunali, quindi atteso che fortunatamente la scadenza è stata prorogata il 30 ottobre per partecipare a questa questo organismo che ha previsto la regione, abbiamo più tempo, quindi correttamente credo integrerò la delibera con gli atti che sono arrivati, per dare la possibilità a ogni consigliere di valutare in maniera più compiuta. L'assessorato all'agricoltura della regione Campania, anche su indicazione del Ministero, anche, però non tutte le regioni hanno utilizzato questo tipo di strumento, ha immaginato uno strumento territoriale per organizzare i fondi per nel campo dell'agricoltura per i distretti rurali. Quindi qual è il senso della delibera del decreto di gestione della regione Campania? Dire i territori si organizzano in nazioni territoriali, questo in questo caso i distretti rurali, l'indicazione della regione che questa organizzazione territoriale deve avere non solo la presenza del pubblico, ma anche del privato, e una volta costituito partecipa ai finanziamenti dell'assessorato all'agricoltura della regione Campania, cioè la regione Campania distribuirà sui territori dell'intera regione. Quindi le posso annunciare insomma che per esempio nella provincia di Salerno sono diversi distretti sono creati, in particolare nel nostro territorio ce ne sono due macro distretti, uno diciamo quello diciamo dove potremmo decidere di intervenire noi, raccoglie i territori del Cilento, parte del Cilento, parte della Piana del Sele, e in una logica di aggregazione questi territori possono presentare la loro costituzione per chiedere successivamente una domanda di finanziamento. Quindi, però dato che è giusto che i consiglieri in maniera più chiara abbiano, anche io voglio dire, ho chiesto un maggiore chiarimento rispetto a quello che sono le linee guida, i progetti, chi sono gli interlocutori che in qualche modo partecipano, quanti sono i privati che hanno fatto adesione, quindi questi dati non erano ancora arrivati, e quindi per dare una visione più compiuta, atteso che noi abbiamo programmato il Consiglio Comunale il 17 di ottobre per l'attuazione del bilancio di previsione, in quella data possiamo tranquillamente discuterne e in maniera più compiuta decidere se deve fare. Bene. Presidente, posso dire una cosa? Bene. È una cosa importante per venire incontro alla dichiarata buona volontà del sindaco. Dico dichiarata perché non ne sono convinto, però dico dichiarata, quindi già è un beneficio concesso. Io stasera avevo preparato un intervento su questo argomento che a mio modo di vedere concludeva la giornata, la concludeva bene. Il sindaco si sta salvando evidentemente in calcio d'angolo perché ha lasciato intendere che mancano notizie questo distretto rurale. Io invece avrei parlato di interruzione politico senza ombra di essere smentito o documentato, avrei parlato di mancanza di relazione di quell'articolo 8 del regolamento, avrei parlato di tante altre cose. Allora caro sindaco, le omissioni sono anche da parte tua, filo per tu sempre affettuosamente verso la fine del consiglio, sono sempre da parte tua, perché tu già nel 2019 avevi fatto una delibera di giunta in cui prendevi atto di certe situazioni. Noi, figli di nessuno, ne prendiamo atto il 2020, il 30 settembre, quindi tutta una da parte
benevola da parte di questa amministrazione, da parte malevola del carrozzone politico in costruzione. Allora, caro Cino, siccome io prendo atto effettivamente, questa volta ci credo, non so perché te credo, sacrificare qualcosa quando si guarda che ignora, però un giorno lo scopriamo. Allora, secondo me non basta il Consiglio Comunale del 17, forse non basta neanche tutto un mese di ottobre, datti da fare per renderci noto a noi consiglieri di questo comune, almeno a me, poi dopo parlo con pure gli altri, che sta succedendo, perché sul distretto rurale, come verrà applicata la legge regionale per gli amendamenti del 2014 e cose del genere. Perché io da una legge regionale non basta una votazione politica, ma la legge regionale era ben fatta. Al regolamento in voi cosa non mi fa. Grazie e scusami. Grazie a lei consigliere Abate, passiamo a votazione perché la proposta del sindaco la voglio far votare. Chi è favorevole alla proposta del sindaco al ritiro dell'argomento? Unanime o chi. Allora chi si astiene pesca. Okay, per immediata esibibilità, chi è favorevole, chiudiamolo così. Tutti favorevoli, si astiene pesca. Si concludono gli argomenti che hanno proposto.